Ciao a tutti, siamo qui per fare oggi la pizza alla pala romana e lo faremo nell'F1. Ho recuperato questo legno che a livello di larghezza entra perfettamente nel nostro F1, è un po' effettivamente spesso, quindi un po' maggiorato, ma va benissimo. Per fare la pizza alla pala nell'F1 ho tolto il biscotto e ho rimesso la pietra refrattaria originale. Utilizzerò la farina Viva Rossa, che è una farina forte di tipo 1 con aggiunta del 3% di segale. Vediamo quello che succede. Iniziamo a fare una soluzione composta da tutta l'acqua fredda da frigo prevista dalla ricetta, olio e lievito. Una volta pronta la versiamo quasi tutta in un contenitore dove è presente tutta la farina prevista dalla ricetta. Attenzione, ne lasciamo indietro solo pochi millilitri che ci serviranno più avanti per sciogliere il sale. Quindi mescoliamo bene con un cucchiaio oppure con un leccapentole e anche a mano fino alla scomparsa della farina libera. Non dobbiamo impastare ma solo mescolare. Ok, ora tappiamo e mettiamo in frigo e facciamo una pausa di 30 minuti. Ora mettiamo il sale a pioggia e la seconda acqua in una sola volta perché è pochissima. Impastare con le mani unte di olio portando i lembi laterali in centro fino a sciogliere il sale e inglobare l'acqua. Poi sbattere l'impasto contro la parete del recipiente. Tutte queste operazioni devono durare al massimo 4-5 minuti. Ok, ora tappiamo e mettiamo in frigo. Facciamo un'altra pausa di 30 minuti. Togliamo l'impasto dal frigo e come vedete ora l'impasto si presenta più liscio. La maglia glutinica ha cominciato a svilupparsi, quindi insistere e sbatacchiare l'impasto sulla parete, girando la ciotola per 1-2 minuti, sempre con le mani oliate. Mettere un po' d'olio sul piano di lavoro, aprire l'impasto e farlo riposare per 5 minuti. Iniziare così a fare le pieghe. Farne da un minimo di 5 a un massimo di 10, a seconda di come il glutine si è sviluppato. Mettere il tutto in un contenitore oleato chiuso con coperchio e lasciare un'ora a temperatura ambiente. Ora in frigo dalle 24 alle 36 ore. A distanza di 3 ore procedere a fare le prime pieghe. Io l'ho fatte tra le 22 e le 23 di sera, massimo 5 pieghe. Quindi ripetere le pieghe la mattina dopo e solo se necessario rifarle a distanza di 3 ore. Dopo 24 oppure 36 ore è l'ora dello staglio. Tolgo dal frigo l'impasto e sul banco oliato, con le mani oliate, formo due panetti da 730 grammi. Chiudo i panetti a metà facendo una piega e pinzando con le dita e la ripeto ancora una volta. Ora aspettiamo e teniamo i panetti a temperatura ambiente per 2-3 ore. È ora della stesura, il piano è ricoperto di semola. Prima pigio il contorno e poi con le dita larghe faccio i buchi. La ribalto sul braccio e lo metto sulla pala. Mettere l'olio e se si vuole del sale e pronti per la cottura. La temperatura dell'F1 l'ho tenuta a quasi 300 gradi sotto e sopra a circa 250 gradi. Cuocere per circa 6-7 minuti. Regolarsi controllando la cottura della pizza sotto, che deve colorarsi. Ora la togliamo e aggiungiamo gli ingredienti. Ora
di nuovo in forno per altri 3-4 minuti. La pizza è pronta! La tagliamo. Gli alveoli ci sono. E anche il livello di cottura della base è ok. Com'era la pizza? La farina di tipo 1 ha donato a questa pizza un fantastico gusto marcato. La base è risultata molto gustosa. Userò sempre questa farina per la mia pizza in pala oppure in teglia. Ciao a tutti e al prossimo video!